Ciao ladies, bentornate nel canale e benvenute in un nuovo video. Scusate se oggi vi faccio già vedere il look come sarà finito, ma l'avete visto anche dall'anteprima. Spero che comunque questo non vi fermi dal vedere tutto quanto il Get Ready With Me insieme a me per vedere come arrivare a questo risultato, anche perché ho provato un sacco di cose nuove, di nuovi prodotti sul mercato che ci sono arrivati sia in Italia, sia non soltanto, cioè nel senso sia quelli che ho comprato io, quindi nuovi per me. Oggi non so come sto parlando. Soprattutto questo sarà un chit chat Get Ready With Me, quindi chiacchiereremo e creeremo questo look che secondo me è super adatto per le feste, nonostante si distanzi un po' da quello classico con il rosso e magari l'oro, insomma questi colori qui, anche perché ce n'ho abbastanza, ce n'è abbastanza di oro. Chiacchieriamo in particolare di cosa? Della mia esperienza nei centri commerciali sotto il periodo natalizio. A parte che voglio che anche Deborah faccia un video del genere, perché lei può raccontarvelo da un altro punto di vista. Ragazzi, posso dirvi tante di quelle cose. Però vi giuro che il Natale è più stressante della mia vita finora. Quindi se volete scoprire cosa è successo e perché non ho comprato Huda Beauty, ok, a un certo punto l'ho lasciata lì, mi raccomando continuate a vedere il video e noi ci vediamo alla fine. Ok, allora eccomi qui bare face e iniziamo a stendere un primer. Questo è della Dr. Brandt, che è un brand venduto da Sephora, e vado a mettere questo primer che è illuminante, quindi spero che vada bene per il mio tipo di pelle. Che buon odore, non mi sembra che abbia dentro dei brillantini. Si sta avvicinando a Natale, quindi ho voluto mettere questo sfondo natalizio. Poi adesso è mattina, è molto molto presto, quindi non fa l'effetto magari cioè non fa lo stesso effetto che può fare la sera l'albero di Natale, no? Che è molto molto più bello. Però questo è il mio primo alberello, è tutto bianco e rosso, io lo amo un sacco. Vado a mettere uno dei miei, adesso ad oggi è il mio correttore aranciato preferito, che è Demeter di Mulac. Lo sapete ormai in tantissime, spesso mi avete mandato la foto di voi che lo avete acquistato. Adesso credo sia tipo sold out sul sito, comunque c'è stato un periodo in cui non era più disponibile. Spero che sia tornato perché è fenomenale, cioè è fenomenale. E a proposito di ciò, ovviamente sto preparando, come l'anno scorso, il video dei prodotti migliori dell'anno. E volevo sapere se lo preferivate, quindi fatemelo sapere nei commenti, perché magari qualcuno scrive se lo preferisce in un modo o se lo preferisce in un altro, e voi poi spolliciate il commento che cioè con il quale siete d'accordo, così io vedrò quello più votato in alto. E fatemi sapere se volete il video diviso per brand, oppure se li preferite per categoria, quindi partendo magari dalla base, i miei prodotti preferiti, cioè i miei primer preferiti, fondotinta, correttori, occhi, labbra, insomma divisi per categoria. Ho messo il burro cacao, vado a mettere questo di Puro Bio, che è l'Ultra Hydrating Lip Balm, ed è ultra idratante, anche se si è un po' seccato, una volta che si stende però è veramente molto idratante. E vado a mettere questo correttore, scoperta di quest'anno, Bourjois Paris Healthy Mix Antifatica, per le occhiaie, ma ho preso una colorazione che è più illuminante che antiocchiaie, quindi vado a mettere come correttore chiaro anche un po' qui e qui. Preparo tutta la base, quindi come fondotinta scelgo il Fenty Beauty e vado a mettere anche lui. Ma ieri praticamente sono andata a fare i regali di Natale che mancavano a me e Nicola, e devo dire che li abbiamo finiti, ce ne manca uno, aspettate che ho la lista qui, ce ne mancano due, ok, ce ne mancano due, però uno, di uno se ne occupa Nicola, e, nel senso che lo deve prendere online, e, mentre l'altro è l'unico, cioè sappiamo già il negozio dove andare, non sappiamo cosa prendere, ma sappiamo che alla persona piace un determinato negozio, quindi prenderemo qualcosa da lì. E siamo stati bravissimi, cioè abbiamo fatto i regali a tutti quelli che avevamo scritto nella lista della mia famiglia e della sua famiglia. Ed era sabato 16, era sabato 16 dicembre, e i centri commerciali erano strapieni, cioè tipo fare i regali nella seconda metà di dicembre è il panico, anche perché questo è praticamente l'ultimo weekend disponibile
per farli senza la super corsa, tipo poi veramente il 23-24, cioè fare regali quei giorni è da pazzi, anche se magari chi lavora capisco che si riduca anche all'ultimo, però già ieri il centro commerciale era impraticabile, cioè la gente, a parte che io, c'è stato un negozio in particolare. Queste sono le mie esperienze nei centri commerciali sotto Natale. Praticamente c'è stato, a parte che io sono andata, siamo entrati da Sephora perché Nicola ha dei buoni spendibili che gli dà l'azienda come regalo di Natale e, però li utilizziamo anche per fare i regali, oltre a prenderci sì qualcosina lui e prende qualcosina anche per me. Quindi eravamo da Sephora, perché si può spendere anche da Sephora questo buono, quanto lo vorrei anch'io. Mi dice, prendi qualcosina anche tu se vuoi, se c'è qualcosa che ti piace. Lui evita di regalarmi trucchi, perché dice, comunque ne hai tanti, ne ricevi e ne compri e quindi non voglio regalarti qualcosa che è l'ennesima nella makeup collection, cioè voglio qualcosa che sia a parte e alla quale dai un valore più grande rispetto agli altri, cioè magari lui mi può regalare una palette bellissima, poi magari tra 3 mesi ne esce un'altra, diventa la palette bellissima del momento, ma è così, cioè per chi segue il mondo del make-up sappiamo che ogni anno ci sono veramente tantissime uscite, soprattutto di anno in anno. Io quest'anno mi sono sentita un po' come se non riuscissi a star dietro alle uscite delle aziende di make-up, perché erano tantissime, cioè calcolando quelle più famose in Italia, italiane e non, erano veramente tantissime. A me questo detergente per pennelli che, cioè, non mi sta pulendo il pennello come voglio. Forse il problema non era il detergente ma il pennello, perché era veramente stra pieno di prodotto e quindi adesso l'ho lavato un attimo velocemente. È quello di Sigma, si chiama E65, è pazzesco, per le sopracciglia mi piace tantissimo. Adesso vado prima a settare il correttore con una cipria trasparente e mentre il baking fa il suo lavoro vado a fare le sopracciglia con Universal Deep Brown di Mulac Cosmetics, che è il delineatore sopracciglia, ovvero una crema abbastanza thick. Vi dicevo che eravamo da Sephora e ho detto, insomma, scegli di qualcosina, non importa il prezzo, perché appunto avevamo fatto già tanti regali in dei negozi che erano fuori, dove insomma non si potevano utilizzare i buoni e quindi ne erano avanzati. Abbiamo detto, vabbè, facciamoci dei regalini noi e sono andata sulla Rose Gold, non la Desert Dusk di Huda Beauty, perché comunque io non ce l'ho. Mi chiedete sempre opinioni anche di comparazione tra, ma è meglio la Huda Beauty, è meglio la Rose Gold, è meglio la Desert Dusk, o non lo so, la Different o la Dreamy o la PH Cosmetics, bla bla bla, ma io non le ho quelle di Huda Beauty, quindi non lo so. Vabbè, quindi prendo questa Rose Gold, poi andiamo verso la cassa. Ah, poi a un certo punto vedo la palette piccolina in cassa, io ho quella tutta colorata, sempre di Huda Beauty, e c'era soltanto la Smoky, era rimasta. L'apro ed entro in crisi, perché comunque viene la metà del prezzo, ci sono meno colori, però mi piaceva anche quella. E vabbè, a un certo punto ero talmente rincoglionita, cioè veramente rincoglionita da tutta la musica, da tutte le persone, da tutte le cose, che ho detto, no, non sto riuscendo a capire cosa sto comprando. Quindi l'ho posata e siamo usciti con altri regali e la Tangle Teaser, perché mi serviva. Io è una spazzola che è l'unica spazzola che mi piace sui capelli, poi per il resto utilizzo il pettine e purtroppo non c'era l'original, quella grande, quindi ho preso quella compatta, che però buono, perché insomma la potrò anche portare in giro. Quindi per farvi capire quanto ero rincoglionita, ho lasciato lì, cioè non ho preso nessun trucco per me. A un certo punto andiamo a fare gli altri regali. Ah, poi avevamo, oltre ai buoni, io avevo il 20% da Sephora, fino al 20%, perché alla carta black dovrebbe esserci il 20%. Usciamo, andiamo a fare altri regali. C'è stato veramente un negozio che mi ha sfinita. Non dico di cosa, perché non è stato un negozio dove abbiamo preso delle cose soltanto per noi, ma abbiamo fatto anche dei regali. Siamo stati dentro
un'ora e mezza e mi ha sfinita perché non è che girassimo e provassimo vestiti, cose, pure non lo so, è tanto immenso che hai tanto da guardare, era piccolo, le cose erano quelle, adesso io non vi dico cosa, però fate conto come se fosse stato un negozio di cinte, cioè ok, può vendere anche 100, 150 tipi di cinte, ma sempre cinte sono, quindi tu ti indirizzerai già su quelle che ti piacciono, non vai su quelle a qua gialle e rosse. In più non interessava a me quel negozio e c'era tutta la musichetta che non era troppo alta ma mi entrava in testa, in più c'era tutta la gente fuori di passaggio. Veramente io a un certo punto mi sono messa, non vi dico che era un negozio di lusso però era anche abbastanza importante, mi sono messa tipo così sdraiata sul piano, che era un piano dove invece loro facevano vedere, mostravano le cose, no? E tipo il piano, fate conto un negozio di gioielli, fate conto anche Pandora, che ha il piano dove vi mostra tutte le cose. Io mi sono proprio sdraiata così. Nicola mi chiedeva, mi continuava a chiedere consigli, mi continuava a chiedere opinioni, cosa ne pensi, questo ti piace, non ti piace, io così. Che? Cosa? Non capivo niente, cioè mi ha rincoglionita lo shopping, cioè nel senso non mi è mai successo, ve lo racconto in maniera così un po', ma che cavolo, perché appunto non mi è mai successo, io sono sempre stata amante dello shopping, anche come terapia, lo shopping terapeutico, e soprattutto i regali di Natale, mi piace tantissimo farli, e ieri invece mi hanno sfinita, cioè mi hanno sfinita, però non è finita qui. Con le sopracciglia direi che ci siamo abbastanza, e vado a realizzare il trucco occhi. Inizio stendendo come primer, penso, un correttore di Urban Decay. Ah, sempre legato a ieri, prima di dirvi poi quando sono tornata da Sephora che cosa ho combinato, è successa una cosa strana col trucco. Cioè, praticamente ieri è stata una giornata assurda. E nel vlogmas non l'ho neanche potuta riprendere bene, poi lo vedrete, perché ero sfinita, quindi stavamo in giro e con tutti i buste bustoni e non si riusciva a riprendere. Intanto che blatero, voglio andare oggi ad utilizzare due palette nuove e che sto utilizzando, ma ancora sono abbastanza nuove per me, e sono la Different 2 o seconda di Mulac e la Mini Masquerade Palette di Juvia's Place, che anche questa qui mi avete chiesto in tantissimi come mi ci sto trovando. So che anche tanti l'hanno acquistata dopo che ve l'ho consigliata nel video. Utilizzo i pennelli occhi di Neve Cosmetics e questi sono gli Azalea Brushes e inizio stendendo Couture o Bon Ton? Bon Ton. Stendo Bon Ton, che è questo marroncino, nella piega. Quindi praticamente cosa è successo? Ieri sono uscita truccata poco, perché ammetto che ero truccata poco, non ero la truccata a mano. Quanto è scrivente il Bon Ton? Lo lavoro e lo sfumo bene. Praticamente mi ero truccata avendo messo anche come base il correttore e non il fondotinta. Ragazzi, ero struccata, cioè a un certo punto ero completamente struccata. Non credo di aver messo il primer occhi nemmeno. Ok, sicuramente queste cose hanno inciso, ma vi giuro, a un certo punto ero struccata. Sono stata per nulla soddisfatta del trucco di ieri, ma soprattutto terra, blush, cioè questa cosa qui, sono sparite. Il mio viso non attacca senza una base, cioè che poi è anche una cosa normale, però boh, ci sono rimasta troppo male. Vado a mettere nell'angolo, non nell'angolo, nella rima inferiore, questo qui che si chiama Burkina, che è un marrone, però è più scuro rispetto a quello che si trova nella Different, e quindi vado a metterlo sotto. Credo di fare un look abbastanza semplice e veloce, perché poi voglio andare ad impreziosirlo con le ciglia finte di Mulac e non voglio usare quelle più semplici, quindi insomma andranno a riempire abbastanza l'occhio. Applico poco poco anche di Juicy, che è questo viola. Nessuna delle due palette ha un color burro con il quale potete sfumare. Il più chiaro è Couture qua, che però è leggermente rosino. Dopo quindi essere passati da vari negozi, io ho detto no, cioè fammi rientrare un attimo da Sephora, perché ci sono delle cosine che voglio. Non è una cosa grandissima, però ci sono delle cosine che volevo prendere. E quindi sono rientrata e ho preso due cose oltre la Tangle Teaser che avevo già preso prima. E sono stata contenta perché mi hanno fatto il 20% anche sulle cose nuove, quindi meno male, perché io già ero preoccupata. No, ma cioè, pensa come sono ricollinita oggi. Prima abbiamo usato il 20%, adesso non ce lo faranno più usare. Invece no. Voglio andare a scurire
la parte esterna e uso Fulani, questo qui, e poi dopo andrò a mettere invece un colore più acceso, che potrebbe essere Vanity, cioè non acceso, metallizzato, luminoso, ecco. Rimanendo a tema Cindy, ovvero la creatrice di Mulac, ho preso le salviette da Sephora, quelle al cocco che aveva consigliato e che aveva preso insieme ad Ale, mostrandolo in un haul dove erano insieme, se non sbaglio, anche se lei le ha mostrate più di una volta, non soltanto in quell'haul, però mi ricordo che c'erano anche lì. E poi, restando in tema, ho preso, ed è stato diciamo il pezzo forte perché anche quello che costava di più, il setting spray di Glam Glow, che effettivamente sa proprio di dolce. Un'altra cosa che non vi ho detto, o almeno non qui sul canale, ma lo sanno solo le ladies che mi seguono già su altri social: dal 15 dicembre al 26 ogni giorno c'è un nuovo giveaway sui miei social, quindi ogni giorno c'è un pacco in palio, e devo dire che ho fatto 12 tra virgolette mini pacchi invece di uno o due grandi, ma come state vedendo non sono poi così piccoli. Quindi se volete partecipare, mi raccomando, seguitemi su tutti quanti i social per scoprire ogni giorno dove si tiene il giveaway. Mi vedete un po' più dark perché ho messo la matita nera sfumata nella rima inferiore e nella rima invece interna anche superiore, dove adesso vado a mettere l'eyeliner. Praticamente ieri alla fine l'ultimo giro è stato il più rilassante, cioè non indovinerete mai qual è stato, perché rilassante e Ikea non vanno di pari passo, soprattutto durante il sabato. Eppure vi giuro che è stato, ci ha fatto rinascere, però è stato una cosa in particolare: il carrello dove abbiamo messo dentro tutte le nostre buste che avevamo riempito. Anche l'eyeliner è stato messo. Adesso, prima di passare a mascara ciglia finta, torniamo al viso e vado a prendere. Questa è Deborah, ragazzi, perché oggi dobbiamo fare lo swap di Natale e io non sono ancora pronta per uccidere. È arrivata Deborah, come vi dicevo. Ciao. E adesso gireremo un video che voi vedrete il 25 dicembre. Coccarde! Siamo vestite uguali! Come due galline! Lei poi già tutta super truccata, una topa. Ah, ma il tuo pacco è bellissimo. Sì, molto, soprattutto quando è caduto il fiocco. No, è bello perché è tema bianco e rosso, come il tema del Natale di quest'anno, il mio albero. Invece il mio pacco per te è esattamente te. Tutto mio. Non ve lo facciamo vedere, ma non vediamo, cioè non ve lo facciamo vedere adesso, ma non vediamo l'ora di farvi vedere tutto. Comunque, come contour sto usando la palette di Lunatic, e come blush credo che utilizzerò sempre questa palette perché non vedo nulla intorno a me che mi sconfinferi, quindi utilizzerò semplicemente questi mischiati per avere un accenno di vivacità. Vado a mettere le ciglia finte di Mulac, metto quelle che mi ispirano di più. Metterò Cerbiatta, che sono quelle che mi ispirano di più perché soprattutto partono e finiscono con la stessa lunghezza, e a me piace da morire questo effetto ultimamente, cioè mi piace anche quello lì, sai, che ti allunga l'occhio, però non so perché questo qui, eccole qua, quindi le indosso e ci vediamo per le labbra. Ho messo Cerbiatta e sono decisamente extra queste ciglia finte, sono bellissime, cioè, nel senso, a me piacciono molto, sono un sacco felice perché sono troppo belle, sono sicuramente tanto, ma ve l'avevo detto che insomma ho fatto un look molto semplice sugli occhi perché sapevo di voler andare a mettere queste. Uso poi Gentleman per unirle, senza aver paura di sporcarmi la palpebra, perché appunto vado semplicemente a colorare le mie sotto, che altrimenti si vedrebbero. Bene. Fantastico. Abbiamo camuffato tutto con l'illuminante di Fenty Beauty. Deborah ha scelto per me il Roller Lash per le ciglia inferiori, che sono sicura insomma di non andarmi a sporcare ulteriormente. Sto correndo, ragazzi, non perché Deborah mi sta per uccidere perché è tardi, ma perché voglio aprire i miei regali. Ecco, brava, grazie. E voglio troppo vedere la faccia tua quando aprirei quelli che ti ho fatto io. Io sono troppo curiosa, poi non vedo l'ora che tu vedi il regalo brutto. Tu mi hai fatto un regalo brutto? Ah, ma quindi me l'hai messo?
Il regalo brutto, certo. Debra mi ha detto che mi ha fatto un regalo, che mi ha fatto un regalo brutto. Cioè che secondo lei non mi... non sa se mi piace, ma probabilmente no. No, non è quello. Io gli ho fatto un regalo che è oggettivamente volutamente brutto, sì. Però sai che a me può piacere. No. Ma come no, scusa. E quando lo vedrai. Ragazzi, quando vedrete il video di Natale dove Leonora apre il suo regalo, scrivete sotto hashtag brutto. Hashtag brutto. Andiamo bene. Infine, per le labbra, scelgo Grace delle Velvet Line di Nabla per andare a delineare e ingrandire. Io con questo mi trovo da Dio perché è veramente molto simile al colore delle mie labbra. E vado a mettere allora sulle labbra un bel colore. Questo è il numero 34 di We Makeup gli Ever. E questo fa parte dei nuovi colori che sono usciti. Ed è la prima volta che lo provo, quindi sono molto curiosa. Sembra un violaceo, un ruby, però anche con del rosso all'interno. Quindi è tipo Christmas alternativo. Bellissimo. Sembra molto bello. Figo questo. Bellissimo. Raga, non devo sfigurare vicino a Deborah con le labbra, eh? Quindi, ok, eccoci qui con il make-up completato. Mi piace tanto. Cioè, mi sento comunque super Christmassy. Mi piace veramente tutto quello che ho provato. È tutto approved, almeno come prima impressione. Fatemi sapere se il look vi piace, se queste ciglia finta... Anche prima ho detto metto la ciglia finta. Una, vabbè. Fatemi sapere se la ciglia finta vi piace, se vi piace anche quest'altra. Io vi mando un bacio grandissimo. Scappo ad aprire il mio regalo, non vedo l'ora che lo vediate il 25 dicembre, la mattina, non alle 5 e mezza come i soliti video. E ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Mi raccomando, vi aspetto per i giveaway, ma non solo, su tutti gli altri social, quindi Instagram, Facebook, Twitter, il canale dei vlog. E vi mando un bacissimo. Un bacio. Poi ce la posso fare oggi. Voglio andare a aprire i regali, voglio andare a aprire i regali, ragazzi. Ciao, Brian. Ciao.